prima linea con un Chinaglia che è stretto tra due avversari. Questi sono i giocatori che si danno un po' il... Una volta subito il gol, il Verona ha avuto un paio di... I suoi ragazzi incominciano a mettersi male, punizione di Riva e parata di Vieri. E la squadra nerazzurra, dunque... Ottava giornata, anche se sono... Rigore per il Lecco, tira Gotti e Vieri sventa in angolo guadagnando Lecco, ma anche questa volta il portiere alla meglio, si conclude così. Per quanto riguarda la Roma, oggi era molto teso il rientro di Prati al suo ritorno a San Siro dopo... Proprio sul legno della porta, è una botta e risposta con questa parata in... Portiere nerazzurro. Da secco, volo di Vieri che blocca. Punte bianconere si sono così presentate più minacciose davanti a Vieri, qui chiamato alla parata da Anastasia. La formazione di Case abbozza una immediata reazione. Attenzione di Prati e ferma la ribattuta di Negrisolo. Ha fatto l'espertissimo Vieri, molto bravo a intuire la traiettoria della palla. ...della Lazio, che nonostante la violenta pioggia ha continuato a creare seri pericoli per Vieri anche attraverso... ...spinge Vieri a gettarsi nel fango per fermare il pallone. Centrocampo, il Bologna non è stato molto efficace in zona gol. Dopo la punizione di Cleri... ...un gol e gli uomini di Invernizzi raccolti davanti a Unghieri che è stato più volte... Ottavo minuto, corner per il Torino. La deviazione di Carelli impegna Vieri in un difficile intervento. Olio solo davanti a Vieri, sciupa banalmente... Questa gara fa parte di quelle... ...tega in acrobazia costringe Vieri ad un altro difficile intervento. Dagli 11 metri. Vieri lo ipnotizza. Il risultato non cambia. Libera bene di Nicoli e centra. Vieri para in tuffo la conclusione di Damiani. Subito dopo... ...9. Quando la Juventus, campione d'Italia, guidata da Omar Sivori, trova in... ...nei primi 45 minuti col gioco ragionato del Milan e... La granata Vieri che apre la serie delle parate alla combi. I romani hanno avuto un buon avvio. Il tiro di Morrone è parato a terra da Vieri. E in angolo. Stavolta il portiere più bravo del tiratore. Lungo lancio di Salvatore, guizzo di Bettega e sicura parata di Vieri. Non mancano momenti nei quali l'attacco del Milan crea situazioni drammatiche costringendo il Torino a... La formazione giallorossa che davanti però si trova una squadra ben dotata. Le file del Torino, gol che comunque non arriva nonostante questa bellissima girata al volo che trova comunque...